Antonella, è un'ora che ti aspetto. Dove sei? Amore, scusami. Te lo dico subito dove sono. Luca, Luca, scusa. C'è Pietro. Potresti dirgli dove siamo? Siamo sulle terre civiche della comunità di Giulianello. Ed è un posto bellissimo e ho incontrato dei butteri simpaticissimi e ci stiamo divertendo tantissimo. Adesso guarda, un attimo, posiamo le vacche e ti raggiungo subito, ok? Posiamo le vacche? Ma che termine è posiamo le vacche? Ma come parli? Qui tra un po' diventa buio, arriva! Ti sto aspettando! Non glielo darò mai questa anello. Che sono scappate! Inseguiamo! Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Non c'è campo. No, cavolo, mi sono scordata di chiamare Pietro! Oh mamma, mi sta aspettando da ore! Il cliente no, da lei chiamato non prende. Non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. E vabbè, pazienza. Gli mando un segnale di fumo. Che devo fare? Ragazzi, ciao! Ma è bellissimo qua dentro! Yeah! Divertiamoci! Balliamo! Cantiamo! Beviamo! Libiamo! Vai, fatti un bel bicchiere di vino, sì. È stata una giornata lunga e complicata. Alla salute dei butteri! Sempre! È un momento molto triste, no, scusa. Dai. Pietro, Pietro, ancora lì con questo anello, ma non ti sei ancora arreso. Io non so come fare con questa... con questa ragazza a farle questa proposta di matrimonio, non so come fare. Adesso si è persa nella campagna romana e non riesco più a rintracciarla. Urlando peraltro, no Pietro? Urlando, la senti dall'urlo, certo. Comunque buona domenica, grazie, almeno ci siete voi. Amatissime girls, eccomi qua, ciao. Sono apparsa come per magia. Scusa Pietro, sì. Ciao. Scusa, ti volevo dire, ieri sera ti avevo combinato ti prego, dopo, sono in compagnia di questi due begli omaccioni che ora vi presenterò. Ecco a voi, Alberto Broccoletti. Broccatelli. Scusa, e qui abbiamo Paolo Porceddu. No, il Porceddu se magna, Paolo Porcu. Va bene, insomma. Non ne imbrocca una. Zitto Pietro, insomma io volevo farvi subito ascoltare delle cose bellissime. Alberto, chi è il buttero contemporaneo? Allora, cara Antonella, secondo me il buttero contemporaneo potresti essere tu. Una persona che viene dalla modernità e che si interessa della tradizione, ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Quindi, parlando di tradizione, ecco a voi quello che si pappano, la colazione del pastore. Bella signorina, ci vuoi spiegare anche alle girls e a tutti gli ospiti in studio cosa sono queste fritture? Te lo spiega Lucia. Lucia, aggiornaci. Qui abbiamo delle frittelle di borragine. Possiamo assaggiare queste, se assaggio? Assolutamente sì. Oh. Frittelle di borragine fatte con acqua e farina e di sambuco, che vengono dagli terreni della comunità di Giulianello, di uso civico. Di Giulianello, questi, E questi cosa sono? Lucia. Dove sei, Lucia? Eccomi. Sono? Vieni. Sambuco, questo è fiore di sambuco.
fritto, fiori di sambuco. Esattamente, con acqua e farina. Basta un po'. Senti, Alberto caro, io ammiro molto la tua associazione e vorrei che tu dessi alle girls qualche nozione, qualche spiegazione sulla tua associazione. Allora, innanzitutto non è la mia associazione, ma è la nostra associazione, ci tengo molto a dirlo. È un'associazione che lavora sul benessere, cerchiamo di far star bene le persone che vengono a trovarci, che siano alte, basse, buone, cattive, di ogni tipo, e allo stesso tempo cerchiamo di far star bene gli animali, che è una cosa molto importante, e condizione ultima, la relazione fra le persone e gli animali e il territorio, perché un territorio con una storia è un territorio che ha un futuro. È meraviglioso, perché qui si crea benessere e il benessere crea inclusione. Bello. Questo è un villaggio sociale dove potete venire anche voi e fate degli amici e state bene qui, avete un bel rapporto con i cavalli. Bello, uffa Pietro, bello, che andiamo. Noia. Prego, ma ciao! È bellissimo. Cancanella. Cancanella. Faccio due fettuccine, Antonella. Sta impastando. Buone. Buone le fettuccine. Buone. Che grazie, fame, Anto. Buone. Mamma mia. Ok. Lo so, girls. Qui comunque... Scusa, ti volevo dire... Io ieri ti stavo preparando una proposta. Senti, basta Pietro, ti prego. Antonella, è tutto bellissimo, però noi vorremmo spezzare una lancia, se non un braccio, in favore di Pietro. Cioè, dai, perché ovviamente è lì per farti da ieri sera una proposta importante che peraltro noi abbiamo caldeggiato. Sì. Adesso? Sì. Ma sì. Io vi devo far vedere la coreografia dei cavalli. Allora, vediamo la coreografia e poi ci salutiamo, povero Pietro, pensaci esatto. Bene. Va bene. Vai. Ragazzi, la coreografia, prego! Pietro, non aspetta, fargliela Pietro, più, aspetta. Pietro! Oddio, che bello! Voglio farlo anch'io, la coreografia! Io sono una ballerina! Io sono una ballerina, sono capace! Salto sul cavallo al volo! No, voglio andare anch'io sul cavallo! No! Vabbè, insomma. Grazie Antonella, grazie, adesso, saluta i tuoi ospiti. No. Abbiamo visto un paesaggio meraviglioso. Auguri Pietro, vedi se ora riesci a convincerla. Noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Pietro, ma chi te lo fa fare? Ve Pietro! Lo dirò, chi te lo fa fare? Puntata. Ti dirò tutto la prossima puntata. Niente, guarda.